Oggi ci occupiamo di Covid-19 e robotica e lo facciamo con un ospite d'eccezione, il dottor Antonio Cisternino, laureato in medicina e chirurgia nel 1981, specializzato in urologia nel 1986 e master di secondo livello in andrologia nel 2017, sempre presso l'Università degli Studi di Padova. Diverse esperienze estere in Europa e negli Stati Uniti d'America, chirurgo, urologo, prima nei bambini... Con Ulteriore lunga esperienza nei trapianti renali pediatrici, poi negli adulti per le patologie oncologiche funzionali. Chirurgo esperto in chirurgia oncologica tradizionale, endoscopia e robotica, ha partecipato ad oltre 500 congressi nazionali ed esteri pubblicati oltre 290 lavori scientifici editi a stampa, invitato come relatore e moderatore ad oltre 170 eventi scientifici, ospite in varie trasmissioni televisive dedicate nelle reti nazionali RAI, Mediaset, TV SAT 2000, organizzatore di vari congressi scientifici ed in robotica in particolare, già professore a contratto presso l'Università degli Studi di Padova per 16 anni in varie discipline mediche e chirurgiche e già direttore del Dipartimento di Scienze Chirurgiche nella attuale sede di lavoro, l'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza, Fondazione Padre Pio di San Giovanni Rotondo. Ha eseguito diverse migliaia di interventi chirurgici, urologici di ogni tipo possibile, attività che continua a svolgere giornalmente in qualità di primario urologo. Il dottor Antonio Cisternino è direttore di unità operativa complessa di urologia dell'ospedale Casa Sollevo della Sofferenza, iscritto a numerose società scientifiche italiane ed estere, membro dell'American Urological Association, commentatore al merito della Repubblica italiana. Quindi oggi ci occupiamo di robotica assistenziale e logistica e robotica chirurgica e lo facciamo appunto con un grande medico il dottor Antonio Cisternino. Covid e robotica sono due argomenti estremamente attuali e molto diversi fra loro. Il Covid, come sappiamo, è entrato a gamba tesa a livello mondiale all'inizio di quest'anno, era già forse conosciuto prima e questo lo sappiamo, è pur certo. Ormai lo spillover è una condizione di salto del virus dall'animale all'uomo e questa cosa crea molti problemi anche per il futuro. È una pandemia di notevole portata perché si caratterizza per l'alta contagiosità e ovviamente anche, ormai è ormai a tutti noto, anche per la mortalità estremamente elevata in persone poi particolarmente più fragili. In questi ultimi giorni stiamo assistendo ad un allargamento del contagio e ad un abbassamento dell'età media di questa infezione, ma non possiamo prevedere la portata di nuovo della mortalità con la ripresa. Delle attività scolastiche industriali e l'arrivo anche di quelle che saranno le classiche malattie dell'inverno, quindi le malattie respiratorie. Si crea un grande problema. Il problema è legato all'alta contagiosità e l'alta contagiosità deve assolutamente avere una caratteristica di intervento: l'interruzione della linea di infezione e l'isolamento dei pazienti infetti. E la robotica, dottore, come nasce, come si sviluppa? Quali le applicazioni? Beh, la robotica noi la conosciamo soprattutto da un punto di vista chirurgico perché la robotica ancora 10-12 anni fa, agli albori, quando noi l'abbiamo cominciata qui anche nel nostro ospedale ed eravamo tra i primi a livello europeo a occuparci di questo tipo di terapia, aveva uno spazio più prettamente solo chirurgico. Oggi la robotica va vista con un occhio più allargato perché la possibilità di utilizzare una robotica applicata a quella che è la prevenzione, la diagnosi e anche la cura dei pazienti infetti, affetti da Covid, sono delle strategie di ordine tecnologico di particolare portata perché sono in grado di non esporre fortemente il personale sanitario all'infezione. Infezione che si può trasmettere in vari modi e il robot se ne può occupare integralmente. In tutta la filiera dell'assistenza all'ammalato oggi esiste una robotica applicata che è in grado di poter fare questo, perché il robot non ha paura del virus. Entrando nel tema della puntata, dottor Cistermino, cosa unisce la robotica al tema clinico-sanitario della pandemia Covid-19? Sì, dice, come dicevamo anche prima, quello che li udisce è eh, l'interruzione della linea della contagiosità e quindi anche del pericolo. Quando arriva un paziente positivo, la preoccupazione più grande è evitare che anche chi deve assistere questo paziente possa infettarsi, e questo lo si fa oggi con vari dispositivi di protezione. Sappiamo tutti che l'uso della mascherina, il distanziamento sociale, il lavarsi le mani sono delle cose estremamente importanti per evitare il contagio. Ma quando il personale sanitario si trova particolarmente esposto deve utilizzare una serie di dispositivi di protezione di altissimo livello e di grande riguardo perché la possibilità di infettarsi è estremamente elevata. Infettarsi sul lavoro espone quindi anche gli ospedali stessi a problemi di ordine medico-legale per quanto riguarda il personale e l'attenzione a utilizzare dispositivi adeguati a questo tipo di problema è la preoccupazione più grande di ogni ospedale. Il robot, ripeto, non ha paura del virus e nello stesso tempo, per esempio, oggi la robotica permette di sanare gli ambienti e disinfestare, disinfettare gli ambienti, gli, ambienti, gli ambienti sanitari dove abbiamo avuto pazienti covid positivi in una maniera molto più semplice e più completa. Ci sono degli strumenti che a raggio infrarossi sono in grado, per esempio, in 15 minuti di poter dare una sterilizzazione completa di tutto un ambiente che ha ospitato un paziente infetto, cosa che invece normalmente, con tutto il riguardo, più persone, una squadra di uomini che cerca di fare lo stesso tipo di lavoro e ottenere lo stesso risultato non è in grado di fare. A che punto allora siamo con le applicazioni robotiche pro-COVID? Le applicazioni robotiche pro-COVID sono già di buon livello, perché permettono già una buona assistenza e la possibilità di creare un distanziamento che è abbastanza sufficiente e anche ragguardevole per quanto riguarda il paziente infetto che è al suo letto e gli operatori sanitari che lo devono assistere anche a distanza perché ci sono dei robot che sono in grado di essere vicino al paziente, di fornirgli le indicazioni necessarie, di prestare le cure che loro sono in grado di poter di, poter, di avere, di avere necessità di avere e quindi questo crea già un'interruzione nella linea del contagio che diventa molto importante. È vero che la pandemia con i suoi problemi sta cercando anche di, far, di unire delle competenze, di sviluppare delle linee di ricerca ulteriori perché il bisogno crea la necessità di creare altre soluzioni. Quindi sicuramente nell'arco di poco tempo noi saremo in grado di poter avere una linea di robot che siano già molto più prestanti, più intelligenti di quelli che abbiamo oggi, perché quelli che abbiamo oggi sono gli robot più... Normalmente utilizzati anche nella filiera della costruzione, per esempio, delle macchine o della de, 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 de de meccanizzazione in generale, e quindi sono già discretamente adeguati per i nostri bisogni. Ma sviluppare di più con sistemi di intelligenza artificiale robot sempre più intelligenti per queste applicazioni legate proprio a questo bisogno emergente sono convinto che nell'arco di pochissimo tempo saremo in grado di avere degli ospedali robotizzati che saranno in grado assolutamente di tenere ben distanti un paziente altamente infetto e contagioso dal personale che invece deve assolutamente salvaguardarsi dall'infezione. E Casa Sollievo è uno di questi, giusto? Casa Sollievo si sì, sta adoperando già da tempo con il robot noi abbiamo avuto l'applicazione grazie ai colleghi geriatri e a tutta la direzione alla possibilità di fare anche delle collaborazioni internazionali abbiamo sviluppato il cosiddetto robot che noi abbiamo molto simpatico che è, per esempio in età geriatrica si è dimostrato già di eccezionale valore stando vicino ai pazienti anziani ricordandoli quando devono prendere le compresse facendoli compagnia eh, dialogando con loro quindi molto dipende anche dalla scheda e da come viene implementato il sistema robotico per poter avere prestazioni sempre più eccellenti dottor Cisternino alla luce di quanto detto finora quali sono le nuove esigenze sanitarie pro covid le esigenze sanitarie poco di sono assolutamente creare delle linee di isolamento per l'interruzione al contagio, che questa è la prima preoccupazione che ogni struttura sanitaria deve avere. Ma questa struttura, ma questo non deve solamente riflettersi a livello dell'ospedale che, che ospita il paziente infetto. Questo deve anche e soprattutto cominciare a coinvolgere fortemente il territorio che deve essere in grado di fare una potente, diciamo così, un potente filto tra quello che è normalmente il territorio abitato dove l'infezione comincia ad emergere, dove i contagi si moltiplicano con quelli che sono poi i pazienti che arrivano in ospedale e che hanno bisogno di vera ospedalizzazione. È stato, il governo su questo si è adoperato e ha cercato di fare delle cose estremamente intelligenti e potenziando anche delle attività già presenti, ma per esempio le strutture, le USCA, le unità sanitarie di continuità assistenziale sotto questo aspetto hanno completamente fallito perché si voleva calare comunque una struttura concettualmente molto valida all'interno di un territorio con Completamente povero, privo della possibilità di poter dare luogo alla potenzialità di una struttura di questo genere. E allora qual è il futuro che ci dobbiamo attendere per uh, questo connubio Covid-19-robotica? Io penso ad un, ad un uh, connubio, uh, veramente ad un matrimonio sempre più felice. A differenza di quando avviene fra gli umani, voglio dire che i matrimoni hanno una buona percentuale ovvio, di separazione e di divorzi. Invece qui il connubio diventa sempre più forte perché l'esigenza del Covid si sviluppa, questo ovviamente è un bisogno che sviluppa l'ingegno e allora i ricercatori, il, le varie nazioni insieme, ognuno sta mettendo le forze per creare una coesione veramente così molto potente e creare nuovi robot intelligenti che siano in grado sempre più di occupare la filiera assistenziale. Dottore, i casi, come ha detto lei in apertura di intervista, in Italia stanno nuovamente tornando a salire? C'è da preoccuparsi in vista della stagione autunno-inverno? Si vorrebbe passare sempre un messaggio positivo. Il, quello, che stiamo assiste, quello a cui stiamo assistendo oggi è questo. La, il contagio sta aumentando ma sembra essere meno virulento e potente rispetto a quello precedente. Se è così, dico Perché anche... Che significa che il virus è mutato? Io credo che del virus abbiamo capito alcune cose e non lo conosciamo completamente, ma neanche nella trasmissione per quanto riguarda questo. Se il virus di per sé può essere anche mutato, cambiato, essersi attenuato, che ben sia, quindi se è così anche... Tutto sommato contaminiamoci se si è abbassata fortemente la virulenza. Il problema è che non sappiamo come chi si è infettato possa mantenere una sua protezione di anticorpi nel tempo, per quanto tempo e quale sia la loro validità. E l'altra cosa è quanto realmente siano infetti al punto tale che le persone più fragili, dai familiari più vicini a quelli più lontani, possono subire questa onda così tsunamica di contagi. Che se, man mano che la gente si contagia e si contamina, spezza la virulenza, va benissimo. Ma se questo rimane un punto di forza dal quale non ne usciamo perché tanti pazienti, più infetti possono mettere a rischio più persone, il problema per il futuro va rivisto, secondo me, nella linea assistenziale. Vorrei solo citare una cosa perché ne meritano rispetto. In tutto questo, fino adesso, ne hanno fatto e ne stanno facendo, oh, voglio dire, le, le spese, i pazienti che non sono covid ma sono oncologici, i pazienti che hanno patologie vascolari e tutti quelli che hanno altre patologie non covid che sono stati letteralmente quasi non dimenticati ma parcheggiati in un'area di attesa fin tanto che gli ospedali siano in grado di poter ridare possibilità di cure a questi pazienti. E questo è gravissimo, dottore. In tutti i modi non abbassiamo la guardia e continuiamo a, ad usare... Le cautele che ci hanno imposto. Sì. Allora, sicuramente eh, queste cose semplici funzionano, la mascherina, il distanziamento sociale, la cura dell'igiene delle mani, su questo non, non si discute. Bene, quello che potrà fare la differenza, e siamo un po' più preparati, è l'organizzazione a tutto campo considerare una sorta di ospedale aperto anche il territorio e quindi creare un punto forte di filtro nel territorio e lasciare i nostri ospedali, quelli più piccoli alla cura del Covid e quelli più grandi come può essere nella nostra provincia l'ospedale di San Giovanni Rotondo, Casa Sollievo e l'ospedale di Policlinico di Foggia essere due poli dove per l'alta tecnologia presente si dia continuità di cura ai pazienti non Covid. Dottor Cisternino è stato chiarissimo, è stato molto preciso e dettagliato nelle risposte. Grazie, buon lavoro e auguri per tutte queste iniziative che anche a San Giovanni Rotondo, presso il nostro ospedale, Casa Sollievo della Sofferenza, possono partire, anzi sono già partite. Complimenti. Grazie, grazie a voi e un augurio di buona salute a tutti i nostri teleascoltatori. Grazie, buonasera. Grazie.